Gentili telespettatori, benvenuti. Ci troviamo all'interno dell'esposizione del Museo dei Mezzi di Comunicazione I Mezzi della Memoria in Mostra, una collaterale alla Fiera Antiquaria del Comune di Arezzo che si trova in Piazza Grande nella sede della Fiera Antiquaria sotto il loggiato Vasariano. Quello che oggi inizieremo è un cammino alla scoperta di un'altra grandissima tematica che è quella della scrittura. La scrittura è stata da sempre uno dei principali punti di archiviazione della memoria. Quello che rimarrà invece da indagare sarà la tematica del suono. Entrambe le tre tematiche poi si condurranno all'oggetto principe della mostra, che è il computer, che è un po' la sintesi del suono, dell'immagine e della scrittura. Quello che dà il via un po' al nostro excursus storico sulla storia della scrittura è una tavoletta che abbiamo già visto, ne abbiamo già dato un piccolo accenno, perché proprio presente nella vetrina all'ingresso della mostra, che è una tavoletta ittita, una tavoletta in argilla, che presenta dei caratteri incisi che si chiamano caratteri cuneiformi. La parola cuneiforme richiama quello che è il cuneo, che era l'oggetto che veniva adoperato dagli ittiti proprio per incidere questo tipo di scrittura. La scrittura, quindi il messaggio, veniva inciso nel momento in cui la tavoletta in argilla era in argilla fresca. Una volta incisa veniva cotta e il messaggio sarebbe rimasto poi indelebile per tutti gli anni e i secoli a venire. È del terzo millennio invece l'oggetto successivo, quindi una grande storia successiva che vi vado a presentare, che è quella dei geroglifici. Siamo ovviamente in Egitto e siamo qui, abbiamo chiaramente all'interno dell'esposizione una replica di quello che è un papiro del terzo millennio, però quello che è inciso, insomma, come messaggio è arrivato tranquillamente fino ai giorni nostri. Quello che noi qui abbiamo è l'esemplificazione dell'alfabeto, di un alfabeto geroglifico, quindi composto da tutta una serie di immagini che richiamano simboli e lettere che hanno portato grandi storie e grandi messaggi sino ai giorni nostri. Un altro tipo di scrittura che andiamo ad esaminare è una scrittura che è qui alle mie spalle, una scrittura di tipo tibetano. Una scrittura tibetana che si vede quasi come fosse molto ricamata, è tutta fatta ovviamente a mano ed è incisa su una pergamena antica, quindi una tavoletta molto antica anche quella. Ci spostiamo invece a come venivano scritti anche, quindi si passa a affrontare la grande tematica che è la scrittura degli amanuensi, quindi coloro che con grande passione, con grande precisione e anche arte, perché anche questo, di questo si parla, scrivevano dei bellissimi manoscritti. Con cosa venivano scritti? Qui abbiamo in mostra, all'interno di queste vetrine espositive, alcuni materiali. In particolare abbiamo uno scrittoio portatile in legno ricoperto in marocchino con dei fregi floreali decorati in oro che sono di una bellezza unica, che risale al 1600, siamo all'incirca alla metà del 1600. Successivamente poi andiamo ad analizzare comunque sempre questo contenuto, ci andiamo a trovare quelli che sono un po' due quasi piccoli punti contenitori all'interno dei quali si trovavano, erano poste due boccette. In una di queste era presente chiaramente e ovviamente si dava quasi per scontato la sua presenza, essendo uno dei principali elementi per la scrittura. In uno di questi quindi era presente proprio l'inchiostro. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'altro piccolo foro che abbiamo a disposizione qui all'interno di questo scrittoio portatile, vi ripeto, siamo nel 1650 all'incirca, vi era presente quello che era un'altra piccola boccettina in cui si trovava una polvere. Una polvere che andava, che doveva essere depositata sopra la parte scritta, quindi la parte già con la presenza dell'inchiostro sul foglio, un piccolo strato di polvere che andava a far essiccare quell'inchiostro, quindi a non far appiccicare, si potrebbe dire, le carte fra di loro, ma andando quindi ad incidere su quello che era poi il risultato finale della scrittura. Andando avanti quindi, che cosa andiamo a vedere? Anche un po' un'evoluzione di quella che è proprio il campo della scrittura, poiché dalle penne, quindi dalle penne d'oca, si passa poi al pennino, insomma siamo all'incirca alla metà del 1800,
per poi arrivare, insomma, piano piano con tutta la sua evoluzione, addirittura quella che abbiamo messo un po' a scopo anche provocatorio, alla penna Bic che abbiamo, insomma, chiaramente siamo nel pieno XX secolo. A livello provocatorio abbiamo scelto di metterla in mostra. Spostandosi un attimo invece in un altro punto, è molto importante un altro oggetto che abbiamo in mostra, è un grandissimo libro che ha una coperta interamente in pergamena, un bellissimo libro del XVIII secolo siamo, e che contiene degli scritti che sono molto particolari. Infatti, andando ad analizzarlo, troveremo dei fogli di carta che sono interamente scritti a mano, ma vi troviamo al di sopra una scritta che simula il titolo con scritto Libro degli Fratelli della Radonanza del Santissimo Rosario del Casale di Sant'Angelo, e siamo appunto nel 1793. Quello che vi ho letto quindi dei Fratelli della Radonanza del Santissimo Rosario del Casale di Sant'Angelo è quella che si usa dire una confraternita, quindi una società di mutuo soccorso. All'interno di questo libro, interamente scritto a mano, si trovano tutte le presenze dei singoli confratelli che erano presenti o meno a tutte le riunioni, quindi come viene definito in questo testo del 1700 nelle radonanze, di questa confraternita. Questo qui è uno degli ultimi oggetti, quindi, che si vanno ad analizzare nel campo della scrittura, perché comunque siamo già in questo caso nel 1700. Abbiamo quindi percorso questo momento storico all'interno, che è andato ad indagare, insomma, soprattutto tutti quei temi che riguardano la scrittura da amanuense, mentre nelle puntate successive ci andremo ad approcciare all'arrivo della stampa per poi condursi fino alla scrittura meccanica ed elettrica.